Sono qui accanto agli occhi azzurrissimi, meravigliosi di Gianni Morandi. Ciao Gianni, ben ritrovato. Allora, prima di tutto è la prima intervista video che facciamo a Radio Bruno, È vero. eh? È vero? Sei venuto in diretta, ma è la prima volta che la facciamo fuori sede qui al Teatro Duse. E perché siamo al Teatro Duse? Facciamo questi spettacoli a Bologna da novembre in poi e sicuramente avere la compagnia di Radio Bruno è importante, no? Anche gli ascoltatori che arrivino in massa a riempire il teatro per vedere questo spettacolo. Una vita di canzoni è il sottotitolo, ne hai circa 600, se non ricordo male, di canzoni. La scelta è già iniziata, non sarà facile. Sì, però ne voglio aggiungere anche una nuova che ancora non esiste e Devi quindi ancora scriverla. dobbiamo o scriverla o farcela scrivere da qualcuno che ci faccia una bella canzone per questo episodio della mia vita che è così importante. Scegliere poi fra le altre 600, non lo so, sarà difficile, però l'atmosfera del teatro magari suggestiva, fino a un certo punto io prendo la chitarra e dico cosa volete ascoltare? Magari improvvisiamo il repertorio quella sera, cambiando di giorno in giorno. Da questo punto di vista credo che l'entusiasmo non mancherà, anche perché una tua dote importante in tutti questi anni è il fatto di aver creato un legame col pubblico che posso definire unico, cioè tu chiami tante delle tue fan per nome, ti seguono dappertutto e dai retta anche alle loro opinioni, ai loro consigli, non c'è un rapporto così distaccato. Beh, io canto per loro, quindi li ascolto anche. Se fosse per loro, magari le canzoni le sceglierebbero, vorrebbero sempre quelle che poi ricordano un momento della loro vita. No, però devo dire, anche oggi, per esempio, durante la conferenza stampa mi chiedevano anche le ultime canzoni. Insomma, io canto per la gente, quindi mi piace molto quando la gente si diverte, quando la gente ritrova qualcosa. Cioè, non è che uno va lì e canta per se stesso quello che piace a lui. No, è giusto questo. E chi è che ti piace di questi nuovi? Ne ascolti qualcuno, magari che non sia tuo figlio, che so che anche lui si è dedicato alla musica, ma non ci tiene moltissimo, al Al fatto che mio tu ne giudizio. parli, no? No, no, non vuole che io ne parli. No, io ascolto un po' tutto quello che esce. Mi piace anche il nuovo cantautore italiano, quello che non esce dai social, che non esce dai talent, che però appunto esce in rete, suonano dal vivo, non so, persone come Bruno Risas, come Calcutta, come Motta, ecco, questi sono la nuova musica italiana che a me piace molto. Poi naturalmente anche io, mi piacciono anche i rapper, il concerto di Salmo era bellissimo, per esempio, qui a Bologna. C'eri? Non c'ero, Non no, no, ero quello di c'eri? Luca Carboni invece che mi raccontava che esibirsi a Bologna, per lui che è di Bologna, è più responsabilizzante, dice, mi pesa un po' di più rispetto ad altre città perché magari tra il pubblico ci sono anche quelli che poi incontro in centro e che se hanno qualcosa da dire un po' alla rovescia non esitano a dirlo. Per te è così? Dicono che nessuno è profeta in casa propria, Sì, no? nemo Quindi profeta in patria, no? Erano i latini. ci vuole un po' insomma, un po' di attenzione in più, però questa è una città importante, è la nostra città. Io voglio cercare di fare qualcosa che piaccia a loro e voglio rappresentare Bologna, rappresentare questo teatro, che è un teatro storico che ha 200 anni di vita, dove ci sono passati dei grandissimi artisti. Da Maria Callas a Totò, a Anna Magnani, a Edoardo, a Gaber e tanti altri, Dario Fo. Quindi Bologna è importante e se qualcuno ha qualcosa da dire che lo dica e va bene lo stesso. 16 date, circa 1.000 persone a sera. Ricorda un po' il progetto di Bruce Springsteen a New York. Quanto ti ha ispirato il boss nell'idea di fare qualcosa a casa tua, di giocare in casa, come hai voluto chiamare questo evento? Beh, lui ha girato il mondo e poi ha voluto raccontare le sue esperienze e la sua vita a casa sua, a New York. Vabbè che lui è del New Jersey, però insomma l'ha fatto in un teatro di Broadway per 200 giorni consecutivi. Beh, un po' ti ispira una cosa del genere, però qui non siamo in America, siamo in Italia, poi io sono in un teatro di prosa che ha una sua stagione, con grandi spettacoli già definiti, già da tempo, da anni, perché i contratti teatrali si fanno molto tempo prima. Però abbiamo trovato gli spazi per fare questo, per riuscire a fare anche questo spettacolo e
spero che di poter vedere sempre il teatro esaurito in queste 16 date. Chissà che poi non se ne aggiungano delle altre, l'importante è non toglierne qualcuna, aggiungerne sarebbe bello. Sono molto d'accordo. Musica, ma non solo. Io voglio dire che insomma ti conosco da tanti anni, ogni volta ascoltare le tue storie, ascoltare gli aneddoti è un po' come leggere un libro che racconta anche molto della nostra società e anche qualcosa di quello che è stata. Farai anche un po' questa parte sul palcoscenico durante le serate? È bello raccontare qualche aneddoto, gli inizi oppure gli incontri che hai fatto, i viaggi, come si comporta il pubblico giapponese rispetto a quello, che ne so, sudamericano, oppure raccontare le prime serate in una balera della Romagna con gente che... sicuramente qualcosa verrà fuori, certo, poi magari viene fuori anche qualcosa che riguarda un'Italia che è cambiata molto e attraverso tutte queste canzoni e questi anni insomma può venire fuori una cosa anche, spero comunque divertente, mai malinconica. Tu vivi a Bologna ancora, non hai mai pensato di andare via, diciamo così, per sempre e passare solo da Bologna? Allora, io sono stato 30 anni a Roma perché il lavoro era lì, la televisione era lì, la casa discografica era lì, mia moglie l'ho conosciuta lì, la prima. E poi 25 anni fa, ho sentito proprio la necessità di tornare a casa. Poi ho incontrato anche Anna, la persona che ha detto, ma possiamo stare insieme? Io da Bologna non me ne vado. Quindi no, ma poi qui ho le mie sorelle, la mia famiglia, mia figlia, quindi sono felice di essere ritornato qui e è definitivo stavolta. Nonostante tu viaggi moltissimo, io ti seguo ovviamente anche sui social, tra l'altro su Facebook continui ad avere un seguito straordinario, sono molto belli i tuoi post, le tue foto, sono cavolate, anche molte cavolate piccanti, sì, alcune risposte con un abbraccio, ti giuro, mi hanno fatto proprio ridere fino alle lacrime. Quanto tempo stai su Facebook al giorno, confessa? Beh, intanto devo trovare una foto al giorno, oggi per esempio non so cosa postare ancora. No. Però la sera una mezz'oretta per rispondere lo faccio, poi se trovo un commento divertente, anche ironico, piccante, che ti prende in giro, rispondo volentieri, ma senza arrabbiarmi. Esiste secondo te un'identità emiliana in un momento storico in cui si fatica sempre a definire l'identità, poi vediamo magari come nel caso di Notre Dame, del Paris, che si ritorna a parlare di un'identità addirittura europea. Nella canzone che cantavo con Guccini e Dalla, che si chiama Emilia, Guccini diceva brutta salemiliano, forse ironicamente. Beh, secondo me c'è l'identità, insomma, noi amiamo la nostra terra, una terra di motori, una terra di storia, una terra di musica, una terra di cibo, una terra di belle donne. Grazie. E con questo direi di salutarci, anche perché è iniziata la prevendita per i 16 appuntamenti al Teatro Duse. Ricordiamo, inizieranno a novembre le serate, quindi adesso strappo una promessa a Gianni Morandi che prima di allora sarà in diretta a Bruno Mattina con me, vero? Io penso di sì, adesso sai che sto partendo per la Sardegna, che devo fare la terza serie, però fino a fine settembre poi troveremo il giorno adatto per venire a trovare voi a Carpi. Bravissimo. Grazie a Gianni Morandi per essere stato con noi. A presto. Ciao agli amici di Radio Bruno.